Quest'oggi ci troviamo a Longarone, alla MIG, la Mostra Internazionale del Gelato, giunta alla sua 55esima edizione. Nello spazio dedicato alla FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, incontriamo il dottor Marcello Fiore, direttore generale. Quanto è sentito il problema degli allergeni in Italia? In Italia abbiamo, anche se non pare, 8 milioni di persone che hanno problemi di allergie e 12 milioni di intolleranze alimentari. Intolleranza è una forma meno grave di allergia e tutto ciò costituisce un motivo di grande attenzione per la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che è l'associazione che rappresenta bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, ristorazione collettiva, perché noi al cliente ci teniamo, siamo convinti che il più grosso patrimonio dell'azienda è il cliente, quindi dobbiamo metterlo in condizione di usufruire dei nostri servizi nel miglior modo possibile. Pertanto la nostra filosofia, che è quella dell'accoglienza, comporta sicuramente che il cliente che ha dei problemi, sia motori, sia di intolleranze, deve trovare nei nostri esercizi qualcosa che lo spinga a uscire di casa, a socializzare e quindi ad usufruire delle nostre prestazioni. Quali sono i principali allergeni nel gelato? Allora, parlando di prodotti di gelateria, noi dobbiamo rilevare come i gelati siano fatti a base di uova e latte, e sia il latte che le uova sono degli allergeni, ma come se non bastasse, uno dice: non prendo il gelato di latte, prendo il gelato di soia. Anche la soia è considerata un allergene, e anche gli allergeni sono mandorle, nocciole e pistacchi. Quindi occorre molta attenzione nel dichiarare qual è il contenuto dell'allergene. Certo, non tutti sono allergici a tutti i prodotti che abbiamo appena evidenziato, però teniamo presente che chi è allergico al pistacchio evidentemente non potrà godersi un ricchissimo gelato al pistacchio, e dovrà essere in modo, fare in modo che lui sappia, al momento in cui entra nella sua gelateria, quali sono i prodotti che contengono pistacchio. Per far questo, che è un obbligo che ci viene imposto da una direttiva comunitaria, da un regolamento comunitario, il 1169 del 2011, si può procedere in una maniera semplificata indicata dalla federazione, ovvero sia, invece di scrivere il contenuto di tutti i gusti, basta dire: guarda che l'uovo c'è nel gusto A, B, C e D, il latte in quest'altro, quindi chi è allergico al lattosio va sotto latte e trova tutti i gusti e tutti i prodotti che contengono latte. È una metodologia semplificata, una metodologia che in questo momento, a causa del gravissimo ritardo con il quale l'Italia, perché dopo 3 anni deve ancora recepire il provvedimento comunitario, deve dare le direttive su come si indica e cosa si indica, ci ha messo in una condizione di estrema difficoltà le oltre 33.000 imprese che fanno gelato e che hanno un volume di affari di oltre 3 miliardi di euro. Quindi grande attenzione all'impresa, ma anche grande attenzione al consumatore, che deve essere messo in grado di sapere che cosa mangia, ma queste sono indicazioni che il gelatiere artigiano può anche dare oralmente a giudizio della FIPE, ed è questo quello che abbiamo chiesto agli amministratori nazionali. Da cosa deriva l'obbligo di indicare gli allergeni? Allora, il 13 di dicembre di quest'anno entra in vigore un regolamento comunitario, l'1169, che impone l'indicazione degli allergeni sia nei prodotti somministrati che nei prodotti venduti sfusi. Naturalmente per i prodotti etichettati industriali l'obbligo di indicazione c'è sempre stato, di contenuto, però in questo caso bisognerà evidenziare quali sono gli allergeni contenuti in ogni singolo prodotto. Ma come può essere risolto il problema? Allora, la Federazione dei Pubblici Esercizi ha predisposto per le oltre 150.000 imprese associate un sistema, un software che verrà dato alle associazioni territoriali a breve, in base al quale se uno mette una ricetta sia di gelato che di pasticceria che di gastronomia, la scrive e il software individua immediatamente quali sono gli allergeni e fa un elenco. Che cos'è la FIPE? La Federazione della Pubblica Esercizio è l'associazione
più grande in Italia per rappresentare gli interessi di tutto il settore della somministrazione e dell'artigianato alimentare, ovvero sia parliamo di ristoranti, bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, discoteche, messe aziendali ed altro affini. Che cosa fa la FIPE per gli associati? Allora, la FIPE fa un'opera continua di monitoraggio legislativo, tanto è vero che noi siamo intervenuti al momento della formazione del regolamento 1169, sono 10 anni che stiamo combattendo a Bruxelles, perché i paesi del nord Europa avrebbero preteso che per l'igiene dei somministrati venissero indicati tutti gli ingredienti. Noi siamo riusciti a far sì che il testo finale del regolamento prevedesse l'indicazione solo gli allergeni. Oltre a questo, adesso stiamo ricevendo il regolamento per la parte allergeni, dove i singoli stati hanno potere di decidere cosa dire e come dirlo, cercando di semplificare al massimo le incombenze per le piccole imprese. In più faremo assistenza territorialmente alle imprese con un programma di software che semplifica loro la vita e gli consente di dare la comunicazione in modo certo. È chiaro che il consumatore, quando si rivolge al nostro esercizio, la prima preoccupazione che ha è quella: ma poi avrò problemi, mangerò come a casa, meglio che a casa, cosa mi succederà? Ed il fatto che la ristorazione italiana, e chiamando ristorazione intendiamo un po' tutto, anche pasticceria, gelateria e quant'altro, sia il principale motivo di attrattiva dei visitatori esteri, deve farci riflettere sull'altissimo livello che ormai le nostre aziende hanno raggiunto. E questo alto livello è sia sotto il profilo qualitativo organolettico che sotto quello sanitario. Se da vedere le statistiche vediamo che l'Italia è, per le tossinfezioni alimentari, uno dei fallimenti di coda. La situazione, ad esempio, del Regno Unito è tragica rispetto alla situazione nostra. Perché? Perché noi ancora lavoriamo, diciamo, artigianalmente e quindi prepariamo al volo le nostre specialità. Non utilizziamo il metodo di cucinare, congelare, raffreddare, come fanno ad esempio la ristorazione collettiva, le nostre cose, ma facciamo la cucina espressa, facciamo la gelateria espressa. Alla presidente FIPE Belluno, Rosanna Roma, chiediamo, in merito alla tutela della salute del consumatore, che altro bolle in pentola nella ristorazione? È proprio il caso di dire che bolle in pentola, perché si tratta di olio d'oliva ed è uno dei prodotti che in genere si adoperano tutti i giorni e che devono essere all'insegna della qualità. Però questa nuova normativa che impone ai ristoranti e a tutti i pubblici esercizi di usare delle bottiglie con un tappo antirabocco fa sorridere, e uso un eufemismo per dire sorridere, perché gli italiani devono sapere, devono essere informati di che cosa c'è dentro una bottiglia di olio, non se il tappo ha il rabocco o meno. Molto spesso, purtroppo, nelle bottiglie di olio extravergine non sappiamo di che provenienza sia il prodotto. Quindi il signor, che vi cito subito, David Granieri, presidente di una Prol, quando sottolinea con soddisfazione il gioco di squadra con il Parlamento per garantire ai consumatori italiani e a tutti i consumatori del mondo che vengono in Italia un prodotto con meno inganni e meno bottiglie e etichette untuose, non garantisce la qualità all'interno comunque di una bottiglia, perché, torno a dire, l'olio può avere provenienze da tutto il mondo ed essere anche di Sansa. Il consumatore non lo sa. Bisogna che cerchiamo una strada, ma il dottor Fiore dice, ma è la comunità europea che ha deciso, Rossana, non possiamo fare una cosa semplice, un bel cartello con tutto il nome, tutti i nomi ben dettagliati degli allergeni, scrivere sotto, gentili signori clienti, attenzione che
qualcuno di questi prodotti potrebbe essere una vostra intolleranza. Fatecelo sapere immediatamente. Non possiamo noi che eseguiamo, che somministriamo, prenderci carico di una responsabilità di questo tipo. Così come ormai spesso negli ospedali vale più quasi la medicina legale delle pratiche scientificamente provate, per paura di controversie di tipo legale con i pazienti, c'è il timore che anche nel settore della ristorazione nasca la ristorazione legale. È naturalmente un paradosso con le continue innovazioni di tipo giuridico in materia di legislazione e di igiene degli alimenti. Però vuole essere una provocazione. È giusto dare attenzione a quelle che sono le esigenze dei clienti, e ci mancherebbe altro, sono il patrimonio di ogni ristoratore, di ogni operatore economico nel settore dell'alimentazione. Però estremizzando il concetto rischiamo di mortificare il cuore della ristorazione italiana, quello fatto di tipicità, quello fatto di alimenti tradizionali, quello fatto di alimenti a base di ingredienti del posto o prodotti artigianalmente. Quindi probabilmente dobbiamo stare alla base di del problema e costituire un'alleanza tra imprenditore, operatore, professionista e consumatore, che deve essere consapevole dei propri limiti, di ciò che va a chiedere e gustare nei nostri esercizi e quindi insieme trovare la strada migliore per superare le difficoltà legate alle caratteristiche individuali del consumatore e valorizzare così tutto quel patrimonio fatto di alimenti, di produzioni, di cibi, di preparazioni dei nostri professionisti, che meritano fiducia e meritano di poter avere dal consumatore questa apertura anche mentale. Ed ora il punto di vista del gelatiere Filippo Banu, presidente del Comitato Nazionale per la Difesa del Gelato Artigianale. Anche nel mondo del gelato gli allergeni è sicuramente un problema che ci tocca molto da vicino e ovviamente ci coinvolge, perché ovviamente molti nostri prodotti contengono degli allergeni. Ovviamente le difficoltà aumentano perché molte aziende che ci forniscono dei prodotti, faccio ad esempio la nocciola, per cautelarsi per quanto riguarda gli allergeni, ovviamente dichiarano che nel loro stabilimento i loro prodotti possono contenere tracce di latte, derivati del latte, ovviamente frutta e tutta una serie di allergeni che poi noi ovviamente a catena dobbiamo ovviamente segnalare e ovviamente riportare per quanto riguarda la tutela del consumatore. Per cui per noi diventa veramente difficile trovare dei prodotti dove non vi sia nessun tipo di allergene, in modo da cautelare quella che è ovviamente la sicurezza alimentare del consumatore. È ovvio che è un problema molto sentito da parte dei gelatieri, perché ovviamente abbiamo a cuore quello che è ovviamente la salute del nostro consumatore, per cui chiediamo alla comunità europea che faccia chiarezza su questo fronte e ci dia delle linee ben chiare e precise per poter operare in maniera corretta, in modo da dare un prodotto sicuro al nostro consumatore, perché ovviamente noi abbiamo a cuore quello che è la salute del consumatore finale. L'ideale sarebbe che tutte le associazioni di categoria facessero un minimo di pressione nell'ambito della comunità europea perché queste norme ovviamente venissero attuate, ma venisse dato anche ovviamente un modo per procedere in maniera corretta, in modo da dare sicuramente un servizio ai nostri consumatori e soprattutto dare una sicurezza dal punto di vista alimentare, perché noi gelatieri abbiamo ovviamente a cuore quelle che sono ovviamente le sorti dei nostri consumatori. Vogliamo dargli un prodotto che sia garantito al massimo, però vogliamo anche che la comunità europea ci dia ovviamente, ci indichi una strada per poter operare in maniera corretta e soprattutto ovviamente che sia fattibile sotto questo aspetto. Grazie.